Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo, questa volta col piccolo DJI Tello. Dopo tanto tempo che non lo utilizzavo, ho deciso di riutilizzarlo e di provarlo in una situazione in cui avevo già provato prima il Mavic Air e poi il Paro Tanafi, cioè questo bosco nel parco del Curone. Ovviamente questo drone non c'entra con gli altri due a livello di qualità, di prestazioni, di prezzo, è tutta un'altra categoria. Però c'è una cosa che all'interno del bosco li fa diventare tutti e tre uguali. Il GPS, perché sia il Paro Tanafi che il Mavic Air hanno il GPS, ma all'interno del bosco il GPS non prende, quindi volano senza GPS. E stessa cosa succede a questo, solo che questo non è perché non prende il GPS, ma perché il GPS non l'ha. Quindi tutti e tre i droni si sono trovati nella stessa situazione, volare solo con i sensori che hanno sotto. Quindi adesso facciamo questo cinematic video in questa situazione estrema per un drone, ma secondo me sempre affascinante. Quindi adesso decolliamo col piccolo DJI Tello. Ok ragazzi, il volo all'interno del parco del Curone, o meglio nel bosco del parco del Curone, con il piccolo DJI Tello è finito. Tello è tornato integro, sano e salvo, si è comportato benissimo, come poi è diciamo il suo punto di forza, sappiamo tutti, è la stabilità, è la dolcezza nei movimenti. Quindi all'interno del bosco veramente tanta roba. Il suo limite ovviamente è sempre il problema della fotocamera, che è stabilizzata benissimo, che di qualità dal punto di vista video, ma che perde ogni tanto qualche frame, perché ovviamente sapete che registra solo nel telefono. Però secondo me è stato interessante provare anche questo all'interno di questo bosco e devo dire che ragazzi, il Tello non delude mai. Quindi ragazzi,
Se questo video nel Parco del Curone con il piccolo DJI Tello vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, iscrivetevi ovviamente a questo canale. Ciao!